Ciao a tutti e bentornati a Age of Civilization 2. Sì, avete letto bene, questa è l'ultima puntata di questa partita. Non perché per mia volontà, ma perché come mi era capitato all'epoca anche con Realpolitik, quando provo un gioco nuovo regolarmente faccio qualche cagata e non me ne accorgo. Quale cagata ho fatto? La cagata che ho fatto, come potete vedere dal fatto che l'Italia sia scritta su uno spazio molto più grande di quello che avete visto l'ultima volta, la cagata è stata un errore di registrazione. Il problema di questo gioco è che ogni salvataggio sovrascrive quello precedente. Io avevo pensato bene di non salvare mia parte i salvataggi, con il risultato è che mi sono perso anche il tempo di gioco fatto fino adesso. Quindi non ho possibilità di tornare al punto in cui avevamo lasciato la partita, che comunque secondo me aveva già raggiunto un buon risultato e quindi possiamo già considerarlo una discreta vittoria. Vi voglio raccontare un pochettino cosa è successo nei tempi successivi. Il gioco dispone di un bellissimo meccanismo che ti permette di rivedere la partita, un po' come con Europa Universalis 4. Peccato che io per prova sia andato avanti perché il gioco permette di giocare. In questo momento io non sto più giocando, ma in realtà è il gioco che sta giocando. Io sono semplicemente un osservatore. E il brutto è che il gioco salva anche questo. E una volta che hai giocato, una volta da osservatore, non puoi più andare a rivedere gli svenimenti della partita. Quindi io purtroppo ve li posso solamente raccontare. Una volta diventati Italia, vi ricordate sostanzialmente la nomina Itavia Vera, ho fatto un accordo con Genova. Sapete, la classica unione. Il risultato è stato la formazione di quella che il gioco chiamava Italia-Genova, che ha portato a questa bandiera oscena, orripilante, che purtroppo non sono più riuscito a togliere, mentre almeno il nome sono riuscito a modificarlo. Dopo aver annesso Genova, una delle prime cose che ho fatto è stata iniziare a provare le guerre di l'espansione in senso di colonizzazione. Sono sbarcato con una piccola conquista qua, all'epoca c'era un piccolo regno del Benin di due province e l'ho conquistato e ho iniziato a colonizzare le varie province. Ora, la colonizzazione, in realtà non posso farvela vedere, ma funziona semplicemente pagando per ogni provincia un tot di soldi e di punti diplomatici e punti movimento, colonizzando e quindi conquistando nei fatti quella nazione. Da lì abbiamo iniziato la creazione di un nostro piccolo impero di colonizzazione e la prima vera guerra l'abbiamo combattuta contro il regno che si chiamava Regno Oyo e che ci ha attaccato a sorpresa e controllava una zona ben più grande. Inizialmente siamo potuti solamente retrocedere, ma grazie all'arrivo delle truppe dall'Italia siamo riusciti a conquistare allora tutto Regno Oyo e poi a espanderci nei regni vicini e soprattutto colonizzare i territori liberi. Ora, questi stati che attualmente vedete, Zazzau e Benin, quando io ho lasciato lo stato erano parte dell'impero italiano, mentre non così controllava questi territori qua a sud che ha poi conquistato in automatico l'intelligenza artificiale, che non è che giochi proprio benissimo, è da sola, e ha perso tutto il Benin lasciandolo autonomo, cosa che invece io ho conquistato. Quindi immaginatevi che questo era il nostro impero, fino qui il Benin compreso. Dopodiché ho ripetuto la stessa cosa con il Sud America, dove in realtà gran parte di queste province non sono state conquistate, ma sono state colonizzate. L'aver conquistato tutte queste province mi ha dato un enorme potere economico, un enorme potere economico che ho investito sull'Europa, prima conquistando la Baviera, che in realtà mi ha dichiarato guerra lei, quindi ha ceduto, poi conquistando il sud della Francia, strappato alla Bretagna in una guerra. In realtà avevo conquistato anche questa zona che però è stata persa e questa zona nord non era della Castiglia ma era ancora spartita fra tutti i vari regni. Dopodiché, visto che sapevo comunque che ormai la partita era giunta a conclusione, ho deciso di andare ad attaccare il grande nemico dell'Italia, cioè l'Ungheria, che in una sola guerra ho completamente conquistato e distrutto. Purtroppo mi spiace non potervela far vedere perché è stata una guerra di totale dominazione. Ormai avevamo una tale crescita economica che l'Italia ha spazzato via l'Ungheria in poco tempo. Da lì ho conquistato l'impero di Bisanzio, che intanto si era liberato dalla Moldavia, ho conquistato la Bosnia, che non aveva accettato di unirsi a noi tramite unione, pur essendo stato per molto tempo alleata, e alla fine ho sconfitto anche l'impero ottomano per conquistargli i territori in Europa, più la Circassia che era alleata, a cui ho strappato queste due province che l'intelligenza artificiale ha tenuto. Da
Da quando poi ho finito la partita, che è finita qua anche perché mi sono accorto poi dalla registrazione che non era stato registrato nulla, c'erano volute circa 3-4 puntate per far tutto sto casino, l'intelligenza artificiale ha partecipato insieme alla Castiglia a una gigantesca guerra contro la Gran Bretagna, l'Inghilterra, che ha diviso, si è preso dei pezzi, ma i pezzi più grossi li ha presi la Castiglia. La Circassia ha conquistato queste regioni, una cosa veramente assurda, e la Prussia, che era nata qua, non ce l'ha fatta. Insomma, questa partita di prova è purtroppo finita in questo modo. Mi dispiace, avrei voluto portarla avanti, ma se porta fortuna come Realpolitik, credo che potremo fare molte altre partite. A me devo dire che il gioco piace. Quindi, se volete vedere un'altra partita, io vi do 3 opzioni di gioco. Starà a voi votare qui o votare sulla pagina Facebook quale preferiate e insieme sceglieremo quale delle 3 opzioni giocare. Bene, le opzioni sono, come detto, 3. La prima opzione, andiamo a iniziare una nuova partita, è nello scenario del 1200. Ripartire di nuovo dall'Europa, ripartire da Venezia, questa volta molto più debole, quindi molto più difficile da giocare, e provare a ripetere la stessa cosa, riunificare l'Italia, puntare questa volta principalmente sull'Europa e vedere come evolverà il mondo. Perché non mi spingo in Asia? Perché secondo me, per quanto bella la partita è stata, alcune cose ve le avrei potute ancora mostrare. Quindi proviamo una partita più difficile, proviamo a vedere se riusciremo a ripetere gli stessi exploit o questa volta saremo molto molto meno fortunati. Ci sono molti più grossi stati, che potrebbe essere un problema o essere una cosa molto più interessante. La seconda possibilità è invece, andiamola a cercare un attimino, scusatemi, prendere la Francia, eccola qua, durante le guerre napoleoniche. Ovviamente la Francia è uno scenario limitato, come potete vedere, non c'è il resto del mondo, meglio, il resto del mondo c'è, ma non è raggiungibile, è limitato alla sola Europa, e quindi il nostro obiettivo sarà cercare di fare meglio di Napoleone, conquistando possibilmente l'Europa e sottomettendola sotto il nostro dominio. Una cosa che sembra molto più facile di quello che è nella realtà, perché la Francia è molto più povera di quanto fosse Venezia quando aveva conquistato tutta l'Italia. Quindi insomma, e ci sono molti grossi stati, quindi potrebbe essere un grosso problema. La terza scelta è invece una scelta di cuore, per così dire. Nel mondo moderno, giocarcela con la Corea del Nord. La Corea del Nord è uno stato che abbiamo già giocato con Realpolitik, era stata la prima grande partita di conquista mondiale di Realpolitik, ebbene vogliamo riprendere il regno di Kim Jong-un e questa volta, che tra l'altro qua si chiama Yom Jong-un, e questa volta provare a portarlo realmente fin dove riusciremo. Sono 3 partite che ho già provato all'inizio, ho fatto una prima prova e vi posso dire che sono 3 partite molto difficili, o meglio, la partita della Francia delle 3 è sicuramente la più facile, anche perché ci sono possibilità di conquista, diventa difficile nel momento in cui ci si arriva a scontrare con le grandi potenze. Le altre 2 hanno invece degli inizi veramente tosti. La Corea del Nord è molto molto più debole della Corea del Sud, quindi all'inizio non potrà attaccarla, dovremo cercare altre vie per o sfruttare il momento migliore per poter attaccare, e sarebbe carino vedere come evolve uno scenario moderno. La Venezia invece, nello scenario del 1200, è una potenza decisamente minore, anzi non è neanche una potenza, è una città-stato o poco più, è una vera schifezza, che con molta molta difficoltà potremo portare alla stessa grandezza. Insomma, queste sono le 3 opzioni: Venezia nel 1200, Corea del Nord nello scenario moderno, Francia nello scenario napoleonico. Scegliete voi, qualche giorno in cui ci saranno magari altri gameplay e poi ripartiremo con una nuova partita. Scusatemi se quella vecchia è andata un po' a meretrici, capita sempre, diciamo che porta fortuna, anche perché a me il gioco piace, voglio giocarlo ancora un po'. A presto, votate, votate, votate. Ciao ciao!